Capitan di fatto, oggi Atletico ma non troppo concludono, diciamo, il campionato non riuscendo a fermare la festa dei Gunners Revolver. Ormai in classica, era come il Siena contro l'Inter, abbiamo fatto la nostra partita, però erano nei primi, se vincevano avevano vinto il campionato, quindi gli abbiamo messo un po' i vostri fra le ruote, devo dire. Eravate in un buon momento vedendo le ultime due partite, siamo oggi stati purtroppo anche in vantaggio, abbiamo iniziato bene, vinciamo 2-1 credo, o 1-0, poi hanno pareggiato, abbiamo fatto il 2-1 noi, insomma ce la siamo lottata a testa alta, però poi loro erano più forti. La loro voglia di vincere, diciamo, ha prevalso. Sì, ma altre tutte erano più forti, quindi hanno meritato giustamente di vincere. E quindi è andata così. Finisce qui il campionato dei Atletico, ma non troppo, anche se ci sono ancora i play-out. Però sono i play-out e poi facciamo il bilancio definitivo. Una stagione così di alti e bassi. Abbiamo fatto vedere qualche bella partita, alternata a delle pesanti sconfitte. Comunque siamo contenti, ora mi sembra martedì, ci sono i play-out, sì, e ci giochiamo il tutto per tutto in una partita secca. Così. Progetti futuri per di questa squadra? Progetti futuri, ci sono delle belle prospettive, dobbiamo fare qualche innesto per migliorarci. E vedremo anche sul ribasare sul tutto dei playoff di poter riconfermare la squadra. Ai playout sapete già chi incontrare? No, bisogna vedere un po' come si è rimescolata la classifica. Tu chi preferisci? Io? Ma nessuno in particolare, diciamo. Abbiamo con le Ciambelline pareggiato, con i Radio Fea pareggiato, però poi abbiamo vinto con l'Atletico Strasburgo, insomma ogni partita ce la giocheremo. Va bene. Possiamo giocare con tutti, abbiamo battuto gli Empire, che erano quarti, insomma ogni partita ha una storia a sé, è inutile fare ora programmi. Allora in bocca al lupo per questi playout, ci vediamo allora martedì. Speriamo bene, a martedì. Grazie capitano, ciao ciao ciao. Il primo verdetto della Serie C è fatta. Campione! Con voi, siete voi ad andare in Serie B, complimenti, tanto è l'anno prossimo promozione diretta in A. Pure, lo promettiamo. La doppietta volete fare? Aspetta. Allora, grande partita, determinante è stata la vittoria di oggi, ma è stato determinante anche il pareggio degli Esperina contro i Ganzi la scorsa settimana. Voi ne avete approfittato, siete siete arrivati primi e chiudete il campionato al primo posto. E allora, dai, come ci sente? Quali sono le emozioni? L'amministratore, la società cosa dice in proposito? Premio promozione. Premio promozione. Sono Fantauzzo che l'ha richiesto svariate volte, allora. Un applauso. Allora, vi siete divertiti in questo campionato di Serie C? Avete raggiunto questo importante obiettivo? Qual è stato il momento più bello di questo campionato? A parte oggi, vabbè, dai. Troppo facile. Contro gli Esperini. Che la finita 2-1, se non ricordo male. 2-1. La commentavo io quello. Momento più brutto? Il pareggio per la sconfitta. C'è anche incontrato Luigi nello spogliatoio. Con i Sevra, che tra l'altro vi avevo detto che questa partita era una partita, anzi era una squadra cuscinetto i Sevra. Io l'avevo detto. Hai riportato un attasso pazzo. Ma voi ci avete pareggiato, non io, quindi. Beh, vedo che avete partito. Ora lo facciamo. Dobbiamo fare delle comunicazioni. Facciamo tutte le comunicazioni. Le volete fare ora? Intanto devi ringraziare l'organizzazione Interschool. No. Ma anche no, ecco. Beh, vedo che comunque per questa importante festa avete portato un po' di tifose. Non tifosi, ma tifose. Posso inquadrarle? Guido Fagone! C'è cibo, rubi, c'è tutto. Ci sono altre due tifose, al sole. Loro sono in sei. Vabbè. Allora, ci devono essere delle comunicazioni. Quali sono le queste comunicazioni? Ora il portiere per una volta. Ah, la barba. No, ma lui. Io non ho intenzione di parlare. Vabbè, le comunicazioni. Vado alle chance. Silenzio. Tanto un applauso a tutta la squadra. Facciamo un applauso a tutta la squadra. Poi. Dobbiamo annunciare la fine della carriera di Sucato con i Gunners. Un applauso. La carriera piena di successo. Ma perché questa fine? Perché questa carriera finisce qui? Vabbè, è una storia di non avvenimento troppo. Non rinnoviamo.
poi diventerà dirigente. Però dobbiamo dire che è stato nominato direttore sportivo e già si sta occupando del mercato per il prossimo anno. Già un colpo, un gran colpo in testa. E abbiamo e promettiamo di pistola. Promettiamo due colpi di mercato che fanno tremare questo posto. L'anno prossimo vinciamo Serie B e poi esce uno è il capitano se ne va. Il capitano! Comunque io ho capito forse già quello di questo. Ma non voglio, non lo voglio dire. Non lo voglio dire, non lo voglio dire. Non lo dico. È un animale! L'ho capito! È un animale! È il re della foresta! Ecco! Non si sa, non si sa! No! Comunque per la Serie B squadra confermata, a parte diciamo che Stuccato se ne va. È fatta un segno. Ma vero se ne va? Sì, sì. È stato nominato direttore sportivo. Non è uno scherzo. Vabbè. Per il resto non cambia nulla. Non si sa, non si sa. Non si sa. Va bene. Stiamo pensando di buttare fuori Cosentino. Cosentino sarà massacrato. Guarda con cosa gioca oggi. Sì, sì, vedrà. Se tu vieni a vedere qua si sto zoomando. No, così non si può vedere. Sì, ha voglia che si vede. Ah, una un pallone, cioè. Va bene, signori, allora vi lascio continuare la faccia di Cerovella, però. Vi lascio continuare la festa, ci vediamo. Quando è la premiazione? La premiazione. Tutti all'Hollywood? Va bene. Quando è la premiazione? Premiazione penso sarà il 5 giugno. Il 5? Forse sì, non lo so, ma non è niente di sicuro. Niente di sicuro. Niente di sicuro. Tanto Albegiani si gioca il 4 e mezzo qua. Per una partita che gli ho commentato. Ciao ragazzi, di nuovo complimenti. Ciao 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 ciao.